Chi è? Sì, chi è? È permesso? Sì, sì, prego, entri. Posso accomodarmi? Prego, certo. Grazie, ripeto la posta. Certo. Si accomodi, cosa possa esserle utile? Buonasera. Prego, buonasera. Tutto bene? Sì, tutto bene. Lei come piacere, sta? Piacere, Maria. Piacere, Fiorella. Lei cosa ci fa qui? Io ci abito. Ah, ottimo, siamo in vacanza. Certo. Ah, bene, bene. E chi è quest'altra sirena? Quest'altra sirena è mia figlia. Sì? Sì, piacere, Luxuria. Buonasera. Buonasera. Cosa ci raccontate di bello? Che io cosa volete sapere? Cosa ha fatto oggi sulla spiaggia? Ho preso il sole. Allora, a parte gli scherzi, ma ci sediamo tutti insieme qua. Vai, Fiorella, siediti. No, no, ti devi sedere di qua. Allora, mettetevi vicino. Noi oggi, 14 luglio, ore 14, vi raccontiamo la storia di come noi siamo arrivati in questo magnifico hotel Saline qua a Palinuro. Allora, praticamente ieri siamo partiti da Pompei alle ore 8:25, siamo arrivati qua intorno alle 10. Sembrava una vacanza tranquilla, ma già quando abbiamo messo piede a Palinuro le cose non sono andate più per il verso giusto. Abbiamo preso un autobus che doveva portarci qui in questo splendido hotel, solo che questo autobus non si sa ancora per quale motivo ci abbia fermato a circa 3 km da qui, precisamente dove sta la discoteca Le Dune. Vero, Bionda, conferma? Sì, Fiore, mi confermi? Certo. Da lì, erano le 11 del mattino, siamo arrivati qua, cioè, o meglio, abbiamo fatto 1 chilometro di strada con le valigie, cioè, quella valigia, quest'altra è quella di Fiorella che è più educata, l'ha messa già dentro allo sgabuzzino. Dove è uscita Maria? Grazie. E praticamente poi abbiamo trovato un'anima gentile, cioè dopo aver fatto l'autostop e numerosi tentativi nessuno si è fermato, o meglio ci hanno fermato per pararci di dosso, ma quello si moriva proprio dal caldo, vero Luci? Confermo. Cioè mamma mia, morivamo proprio. Confermo. Poi abbiamo trovato un autobus per i disabili, sarà che ci avrà visto il primo colpo, avrò detto ste treno stanno proprio bene, e così fu, prendemmo l'autobus e siamo arrivati qui fuori, in questo splendido hotel, e siamo fatti ancora un'ascesa a piedi. Con le valigie che le abbiamo buttate. Esatto. Da ieri comunque, sulla spiaggia, diciamo, sono stati dei vari furti. Oh, incivili, siete incivili! Ma che schifo! No. Praticamente, vedete questo bel caftano? Beh, questo è un regalo, è un omaggio! Un omaggio l'ha fatto dal senegalese che saluto con tanto affetto, perché praticamente dovete sapere, noi eravamo tranquillamente sulla spiaggia a prendere il sole in questo magnifico paradiso terrestre. Nel frattempo, io brava, sì, brava, brava, esatto, da notare Fiorella. Okay. Io oggi ho pistato questa bocca. No, aspetta, stiamo raccontando ieri. Ah. Già siamo da 3:48. Sì. Esatto, sono qua in zaleniamo i nostri fan. Bene, allora praticamente ieri abbiamo fermato questo marocchino che si destreggiava tra la spiaggia e il quale vendeva i castani. Beh, io l'ho comprato rosa, solo che lui, per sua sfortuna, l'aveva appoggiato sul mio lettino, sul quale era seduta Fiorella. Non l'avevo mai fatto. C'era Lucia. Non l'avessimo mai fatto. Cosa hai raccontato, Fiorella, se lo spieghi tu? Io cosa racconto? Sì. Praticamente stavo questo caffetano sul lettino di Maria. Ho sì, detto, Mary, adesso, visto che ti piace, freghiamocelo. Ah! Maria! No, no, che incivili. No, è così. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Mariuccia? Allora, lentamente con il piede se l'ha messo sotto al suo sedere. Sì, e tu lo scamazzare. Io lo scamazzare. Io mo... Insomma, ci hanno fottuto la fidanza. Io ridevo, piangevo.
Basta. Praticamente ce lo siamo rubati. Noi abbiamo pagato uno e ne abbiamo avuto due. Cioè, in tutto, sai quando lui voleva all'inizio 10 euro? Uno. Uno. A Maria ha detto, no, 2, 10 euro, non si può fare, dammi 7. Alla fine 6,80 sono usciti. E te mi arrivo perché se vinde euro si dovesse perdere. Mi dispiace. 20 centesimi. A cosa? 20 centesimi. Ah, scusa, 20 centesimi, scusate. Non l'emozione, sai, troppi fans. Sì. Qui. Maria, copriti questa coscia. No, no, è coperta, ti vedete, sicuro. Comunque, dicevamo. Niente, comunque siamo riusciti ad avere due caffettani 6,80 euro. Voi ragazzi, cosa ne pensate? Mezzo al mercato a Pompei mi avevano chiesto 10 euro venerdì mattina. Sì. Comunque, no, dopo questo è arrivata questa mattina, dove noi abbiamo avuto un dolce risveglio verso le 7 con un odore di cornetto che ci ha inebriato la stanza. Dopo essere scese a mangiare, io ho mangiato un cornetto a defetti di panettone. Bene, così hai tutto cosa hai mangiato? Non vivo, io ho mangiato. Bene, io ho mangiato, questo è poco, ma ho bevuto anche. Anche da sottolineare, anche voi, sì, sì. Bere molto perché qui si paga l'acqua, pagare amara qua. Comunque, dicevamo. Ah sì, stamattina. Ah sì, siamo andati sulla spiaggia. Sì, dopo fatto colazione siamo messi un po' sul dondolo, poi siamo scesi sulla spiaggia e proprio qui sulla spiaggia sono passati altri senegalesi. E quasi forse siamo molto simpatiche, vero ragazze? Noi facciamo le inviate da Pari Nudo, Hotel Saline, anno 2009. Su Pari Nudo. Ah, prima di partire. E questo dobbiamo. Questo è un flashback. Praticamente telefonammo un numero verde dove la voce era registrata. Praticamente questo diceva da dove partire, noi così Pompei, proprio tipo mongoloidi, sì. Tutti i mongoloidi. Yeah. Praticamente Maria va a dire stazione di arrivo Sapri, ha capito quadri. Quadri, ma vi rendete conto? A me dove ha capito la Spezia Marina. Ma ancora. Comunque diciamo, stamattina sulla spiaggia c'erano molti senegalesi che passavano, si distreggiavano anche loro con le loro bancarelle. E noi. Comunque, e noi ancora una volta. Non potevamo far finta di. Occhiolino tutte e tre in camera. Abbiamo agito. Ovviamente di nascosto. Praticamente questo si è fermato con 3.000 borse. Una canna. Ecco. Si è fermato con 3.000 borse. E Fiorella ha acquistato una borsa. Ecco qua la mia. Voleva 30 euro, poi siamo scesi a patti a 20. Mi piace. Ha acquistato questa fascia. E praticamente così inizia la storia. Fiorella ha pagato con 50 euro perché non aveva altri soldi. Quindi hanno girato tutta la spiaggia per vedere chi cambiasse questi soldi. Perché se ne galesi 50 euro interna mai visto. Comunque, per farla breve, il senegalese si sposta su un'altra spiaggia di fianco, lasciando a noi tutto il barracchino con borse, queste per mai occhiali da sole. Un gravissimo errore, perché hanno visto tre angeli come noi, ma non sanno che noi siamo delle gattine cattive. E allora che facciamo? Mentre Fiorella era in giro col senegalese, io e Lucia... Giro che papà! Agiamo decisamente. Praticamente rubiamo. E basta lo sguardo. Siamo capite. Io ho sciolto il nodo dove stavano tutte fasce e ne ho presa, diciamo così, me ne sono regalate da sola, gratuitamente, una rosa e una viola, giusto per mi confermi? Sì, no, sì. E poi un paio d'occhiali, tutte messe sotto il culo di Lucia. Non è il culo di Lucia? Ok. Allora, tutte sotto il culo di Lucia. Poi. Che è successo? Questo comunque non veniva, il mio volo fa pure la borsa nella Barberi, ho detto vabbè, va. Noi ci abbiamo provato solo che si era sgamato, quello sul finale, vabbè perché Fiorella era indecisa tra quella e un'altra borsa, questa è la verità. Questa è la versione. No, comunque poi quando è venuto qua, ho detto se è andato bene tu mi hai regalato anche questa, quindi io proprio oggi mi sono omaggiata. E no, comunque così fu. Così fu. Fino ad ora. Fino ad oggi questo è successo. Per le prossime previsioni meteo, Salute Fiore. Salute Fiore. Grazie. Salute. Allora, per i prossimi furtarelli da 4 soldi. E noi... ricordatevi, se volete fare un acquisto, venite da me, vi faccio acquistare. Abbiamo pensato che il marocchino se l'era fuggito con 50 euro. Fiore già stava vendendo le borse. Mamma! Basta. Allora ragazzi, direi di fare un saluto. Sì. Un bacio dalla 212. Per alla voi prossima. Fiorella, Maria e Lucia. Ciao, un applauso.